Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro appuntamento della Insurance Academy firmata ARRA e AXA XL. Il titolo del webinar di oggi è La protezione delle opere fotografiche, puntare all'obiettivo. Affronteremo il tema della due diligence di acquisto e ci soffermeremo sui criteri che determinano e preservano il valore di una fotografia, sia dal punto di vista storico-artistico, ma anche assicurativo. Lo faremo insieme a Miriam Loro Piana, che è avvocato Associate LCA Studio Legale, a Maria Grazia Longoni, che è avvocato Equity Partner LCA Studio Legale, a Isabella Villafranca, che è direttore del Dipartimento di Conservazione e Restauro Open Care, e a Domenico Sedini, che è Art Collection Manager di Art Defender e docente AIBAR. Il panel dei nostri moderatori sarà introdotto da Federica Livelli, che è Business Continuity Risk Management Consultant, nonché consigliere ARRA, e moderato da Francesca Giurato, Underwriting Manager, Art e Specie AXA XL. A me non resta che augurare a voi tutti un buon webinar. Vi ricordo che aspettiamo tutte le vostre domande in chat e lascio la parola a Federica. Buongiorno a tutti e è veramente con immenso piacere che in qualità di rappresentante ARRA ringrazio Art and Specie AXA XL e gli altri ospiti per aver reso possibile questo webinar, durante il quale, come ha già anticipato Angelica, si parlerà del collezionismo fotografico e di come proteggere questa forma d'arte. La fotografia nasce proprio per essere collezionata, se ci pensiamo, ed esposta a partire dai primi ritratti che venivano prodotti per essere appese nelle case per evocare un ricordo. Successivamente ha poi assunto una funzione informativa e documentaria attraverso i giornali e solo in un secondo momento quella artistica. La svolta del collezionismo fotografico arriva solo ad inizio degli anni 70 del secolo scorso, con il contributo di Richard Brown Baker, che era un ex agente sotto copertura della CIA, che si era convertito in gallerista e trovò la chiave per conferire alla fotografia l'autorevolezza necessaria a farle acquisire un valore, innescando così inevitabilmente le prime dinamiche di collezionismo e una distribuzione anche su scala internazionale. Cos'è successo? Da quel momento sono fiorite necessariamente istituzioni, musei dedicati alla fotografia e si sono anche moltiplicate le gallerie e anche le manifestazioni, per cui la fotografia come forma d'arte è diventata sempre più popolare. Nel nostro paese la fotografia è un settore che si sta sempre più sviluppando e crescendo e oggi, insieme ai nostri ospiti autorevoli del settore, faremo un excursus che è atto a far comprendere meglio le dinamiche che influiscono appunto sul valore della fotografia, cosa lo determini, da che cosa questo valore dipende, senza dimenticare anche l'importanza del percorso artistico dell'autore, il valore e il ruolo del mercato delle opere, sia cosiddette vintage, sia quelle di stampe contemporanee e come sia anche importante l'expertise e la due diligence nella fase di acquisto di questa opera d'arte, senza dimenticare anche le perizie necessarie a fronte di contenziosi e disputi legali e anche l'importanza di come meglio archiviare, conservare, restaurare e quale copertura assicurativa individuare per proteggere meglio questa forma d'arte. Adesso mi taccio e lascio la parola a Francesca Giurato, Underwriter Manager di Art and Specie AXA XL, che introdurrà ulteriormente i nostri ospiti e modererà il webinar. Buona continuazione a tutti e grazie. Grazie Federica.
Appunto, io sono Francesca Giurato, molti mi conoscono, in ogni caso all'italiana sono responsabile della sottoscrizione Arte e Spissi. Oggi siamo qui per parlare soltanto di arte in AXA XL, che è una compagnia specializzata in questo settore. Vorrei soltanto aggiungere a quanto è già stato detto da chi mi ha preceduto che sono molto orgogliosa di presentare questo webinar, in quanto l'argomento trattato è stato scelto con grande cura e grande attenzione. Anche gli argomenti sono stati selezionati insieme ai relatori. È un argomento molto interessante, delicato e di grande attualità sempre, anche quando le fotografie sono antiche. Ringrazio quindi Arra per questa opportunità, ringrazio moltissimo i relatori e tutti voi. Invito a fare più domande possibili, potete farle attraverso la nostra piattaforma. Se riusciamo, risponderemo alla fine del webinar, altrimenti vi risponderemo sicuramente in un secondo momento. Lasciate quindi, diciamo, sentitevi liberi di fare tutte le domande che desiderate. Lascio quindi la parola all'avvocato Loro Piana per il suo intervento e grazie ancora. Buongiorno a tutti, confermatemi se sentite che è tutto a posto con l'audio, quindi posso partire. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'opportunità, sono anche molto felice di poter aprire questo webinar e di avere forse l'ingrato, però necessario compito di andare a definire un po' quello che è anche l'oggetto dal punto di vista giuridico del nostro incontro di quest'oggi. Perché? Perché quando parliamo di fotografie, quando parliamo di opera fotografica, in realtà andiamo a parlare di un concetto che dal punto di vista umano è artistico, è normale che sia lasciato alla soggettività degli occhi di chi guarda, perché fondamentalmente ognuno può apprezzare o meno e può qualificare, ritenere o meno un'opera, una fotografia, una vera e propria opera fotografica. Purtroppo questo è un lusso che in diritto non si può avere, bisogna cercare di avere dei parametri, dei paletti, delle indicazioni che ci guidino un pochettino nella identificazione delle opere fotografiche. Perché è necessaria questo inquadramento e questa distinzione? Beh, perché attualmente, secondo la legge sul diritto d'autore, esistono in realtà due tipi di fotografie che possono essere protette con un diversissimo grado appunto di forza. Ci sono le opere fotografiche, che sono rubricate tra le opere tutelate dall'articolo 2, numero 7, della legge sul diritto d'autore, e che sono appunto le fotografie equiparate alle altre forme di manifestazione dell'ingegno e della creatività, quindi per intenderci sculture, opere d'arte figurativa, film. Quindi la legge sul diritto d'autore protegge un'ampia varia di espressioni, una varia gamma di espressioni di creatività, e quindi in quanto tali sono protetti come vere e proprie opere dell'ingegno, quindi al di là di una tematica temporale, quindi tutelate per tutta la vita dell'autore e per 70 anni dopo la morte appunto dell'autore, ovviamente possono essere a quel punto gli eredi a godere dei diritti di sfruttamento economico sulle opere, vengono riconosciuti a favore del fotografo artista diritti morali e tutta appunto una gamma di diritti appunto di sfruttamento economico, quelli elencati agli articoli 12-19 della legge sul diritto d'autore, che gli permettono comunque appunto di avere un controllo, una tutela molto forti sulla propria opera. Dall'altra parte ci sono le fotografie semplici. Le fotografie semplici sono tutelate grazie ai diritti connessi, quindi senza entrare troppo nel dettaglio giuridico, parliamo di tutt'altra sezione, tutt'altra forza e forma appunto di tutela dei diritti. Innanzitutto parliamo di fotografie che sono tutelate per 20 anni dal momento della loro produzione, che immaginiamocela, la loro produzione è lo scatto, parliamoci chiaro, quindi al momento in cui vengono scattate e appunto presuppongono per questo periodo di tempo un obbligo da parte di chi voglia sfruttare le fotografie intese come riproduzione delle fotografie di autorizzazione e corrispondenza appunto di un equivalente economico per il loro utilizzo, oltre che ovviamente obblighi di menzione, nomina dell'autore nei credits.
circostanze ovviamente che devono essere garantite da questo punto di vista anche al titolare dell'opera fotografica, ma ovviamente vedete che c'è una limitatezza dei diritti che vengono riconosciuti di sfruttamento economico in capo all'autore della fotografia semplice e anche una durata di protezione che sono assolutamente non comparabili. In realtà le fotografie non sono state da subito nella legge sul diritto d'autore incluse all'interno del novero delle opere tutelate. Immaginate che la legge sul diritto d'autore è del 1941, nel 1948 la Convenzione di Berna ha riconosciuto valore, potenziale valore artistico alle fotografie, ma soltanto nel 1979 il legislatore ha adeguato il testo legislativo e le ha annoverate nel famoso articolo 2 che abbiamo già menzionato. Le hanno verate, però non ci ha detto sulla base di quali criteri una fotografia che fondamentalmente chiunque di noi adesso è in grado di fare, basta avere uno smartphone, ci vuole neanche più una macchina fotografica apposta. Prendiamo il nostro smartphone, scattiamo, una fotografia è fatta. Quella cos'è? Ha un valore artistico? Non ha un valore artistico? Insomma, ci ha semplicemente detto che okay, le fotografie potrebbero essere opere, però a chi è spettato il compito di capire in che cosa, diciamo, dovesse consistere quel qualcosa in più che appunto qualificava una fotografia come opera d'arte? Beh, dal punto di vista giuridico, come dicevo prima, diciamo, agli occhi dei collezionisti del mondo, ognuno fa le sue valutazioni. Nel mondo giuridico questo compito è toccato ai giudici, ai tribunali, di fronte al quale, come potete immaginare, molti fotografi che credevano di aver creato delle vere e proprie opere d'arte si sono rivolti presentando appunto le loro istanze e questi giudici si sono trovati a dover valutare, diciamo, se appunto questa effettiva natura artistica delle opere era effettivamente rispettata. Nella giurisprudenza si è andato consolidando un principio, e anche qui ci viene a dire grazie, ma forse possiamo fare di più, ci viene detto beh, che le opere fotografiche sono opere che sono dotate di un particolare grado di creatività. Benissimo, però come si qualifica la creatività e come si quantifica la creatività? È anche quello appunto un tema. Non troverete mai una giurisprudenza, una sentenza che possa essere mutatis mutandis applicata come appunto parametro di criterio e citata, diciamo, tra virgolette, come precedente perfetto per essere poi portata a supporto di una vostra eventuale istanza in un altro giudizio in cui si tratti di un'altra fotografia e quindi di un altro oggetto della valutazione. Nel corso degli anni, perché ovviamente la valutazione è arrivati al punto, si prende la fotografia, la si guarda e si dice: bene, vediamo se è dotata di un grado di creatività. Ovviamente le ragioni per cui c'è stato questo ritardo nell'inclusione delle fotografie nel novero delle potenziali opere deriva da una ragione molto banale, oltre a quella, da un'ulteriore ragione molto banale, oltre a quella che vi ho detto, ovvero che i giudici non sono degli artisti, non sono dei curatori, ma soprattutto non c'è un'oggettività intrinseca nella qualificazione di una fotografia come opera d'arte. Questa è la prima motivazione. La seconda motivazione, che se ci pensiamo è anche molto evidente, è il fatto che, immaginate, nel 1941 le fotografie magari non erano un'assoluta novità, ma quale valore e funzione avevano? Quella di documentare principalmente eventi e fatti di cronaca. Quindi il legislatore, anche giustamente in una certa misura, si era posto il problema all'inizio appunto della vita, diciamo, della tutela della fotografia, e dire: beh, però se io concedo un'esclusiva così vincolante, ricordiamoci, tutta la vita dell'autore e 70 anni dopo la morte dell'autore su una fotografia, rischio di limitare notevolmente quella che può essere la libertà di circolazione e di sfruttamento delle fotografie che agli occhi appunto del legislatore degli anni 40 erano funzionali a documentare eventi e fatti di cronaca. Quindi diciamo che al netto di una certa resistenza culturale, una certa difficoltà di inquadramento e qualificazione, siamo poi appunto giunti in giorni più recenti a avere qualche criterio in più di qualche giudice che si è o finalmente sbilanciato nel darci una mano, individuando quelli che secondo lui erano i criteri che dovevano appunto essere applicati per la qualificazione dell'opera.
Mi rifaccio per l'individuazione di questi criteri, ve la leggo proprio, ad una, diciamo, un elenco che è stato fornito da un giudice del tribunale, da un giudice del tribunale di Roma, che è andato ad identificare quelli che secondo lui, e vi assicuro racchiude un po' quello che è il senso della giurisprudenza consolidata fino adesso, quali sono i criteri che vengono utilizzati per valutare se, dal punto di vista giuridico, ribadiamo, se una fotografia è una fotografia, è un'opera fotografica. Secondo i giudici ci vuole una lunga, accurata scelta da parte del fotografo, del luogo, del soggetto, dei colori, dell'angolazione, dell'illuminazione e si concretizza in uno scatto unico, irripetibile, nel quale l'autore sintetizza la sua visione del soggetto. Una definizione bellissima, una definizione che in giurisprudenza è difficile trovare, anche molto poetica, verrebbe da dire, che però, diciamo, mi sono sempre domandata se avrebbe risolveva di fatto un po' il tema interpretativo. Dato che io questa risposta non ce l'ho, ho chiesto la possibilità ad ARRE, agli organizzatori del webinar, di vedere qual è, diciamo, se per voi, pubblico, questa definizione è sufficientemente chiara a dirimere, diciamo, questo dubbio. Io vi faccio vedere, adesso vi lascio 30 secondi per vedere queste due fotografie e poi vi chiederò in un sondaggio di dirmi se secondo voi queste fotografie, nessuna, entrambe, solo la fotografia del lupo, solo la fotografia di Falcone Borsellino, sono state giudicate delle opere fotografiche. Vi assicuro che poi ne parleremo brevemente su entrambe le fotografie, si sono espressi appunto tribunali, quindi abbiamo delle sentenze che hanno fatto questo tipo di valutazione. Quindi non so, per non creare. Perfetto, grazie mille. Esatto, facciamo partire il sondaggio. La domanda è: quale delle due è stata considerata un'opera fotografica? Avete quattro opzioni di risposta, entrambe nessuna, solo quella a sinistra, cioè il lupo, solo quella a destra, cioè Falcone e Borsellino. Vi lasciamo ancora qualche secondo prima di chiudere il sondaggio. Chiuderei il sondaggio e ora vi mostro i risultati. Ok, Ok, quindi dovreste vederli. A te la parola. sì, grazie mille Angelica. Vediamo quindi per la maggior parte di voi entrambe sono state qualificate come opere, in seconda posizione solo quella a sinistra, solo quella a destra, Falcone Borsellino, e nessuna. Svegliamo già il mistero, diciamo, della suspense. Allora, in realtà, torniamo forse sulle foto, che in questo caso è meglio averle davanti così si capisce un pochettino l'analisi che è stata fatta Ok, dai faremo giudici, se è subito. possibile. Sì. Grazie mille. Ditemi se lo Vediamo vedete. ancora il sondaggio. Ok, dovreste vedere. Perfetto. Allora, la fotografia del lupo è stata ritenuta una fotografia artistica. Il contenzioso riguardava l'utilizzo della fotografia appunto di questo lupo, scattata da David Cox, un famosissimo fotografo naturalista, da parte di Antonio Marras, che l'aveva trovata su internet. Diciamo che questa è la principale difesa del convenuto. L'aveva trovata su internet e aveva deciso, era talmente bella che aveva deciso di modificarla a specchio, quindi girandola di 180 gradi e di riprodurla come stampa sui suoi vestiti di una collezione di alta moda. Ovviamente David Cox ha agito e portando anche come elemento ovviamente la sua natura di fotografo professionista e riconosciuto nell'ambito soprattutto dei fotografi naturalisti come appunto un professionista abbastanza noto, ha reso evidente
quella che era stata da parte sua l'attività di ricerca dell'inquadratura, del soggetto, vedete appunto i colori del lupo che sono, i colori del lupo che sono particolarmente evidenti in primo piano, con una sfocatura in secondo piano dello sfondo, ma comunque con visibili fiocchi di neve che contestualizzano in maniera molto evidente il lupo all'interno di un contesto naturale, lupo peraltro preso nel momento in cui stava ululando, quindi una scelta precisa del momento che appunto doveva essere immortalato, ecco. Quindi i giudici del Tribunale, in questo caso di Milano, hanno ritenuto che ci fossero tutti quegli elementi che rendevano questa fotografia non una fotografia scattata in un momento, diciamo, casuale, ma proprio studiata sia nella sua esecuzione sia nella sua post-produzione per trasmettere un messaggio, ovviamente quello del fotografo, una sua visione di quella che era la natura che veniva inquadrata. Nel caso di Falcone Borsellino, e penso, e su questo poi il tema poi chiudo il mio intervento, con grandissimo rammarico, ve lo posso assolutamente assicurare, dei giudici, la foto non è stata ritenuta una fotografia artistica. Questo perché a differenza dell'attività appunto svolta dal fotografo per quanto riguarda l'immagine del lupo, il fotografo della appunto immagine di Falcone Borsellino, che ha scattato questa immagine a Falcone Borsellino, non ha mostrato una sua visione del mondo inquadrando Falcone Borsellino in quell'atto, ma ha scattato una foto iconica di cui nemmeno il Tribunale di Roma mette in dubbio la bellezza, il valore e soprattutto il valore storico, morale e democratico, chiaramente. Ma diciamo che non è la foto che ha reso famosi Falcone e Borsellino, ma è il fatto che Falcone e Borsellino fossero ritratti nella fotografia che ha reso famosa la fotografia. Quindi questo è il classico esempio di una foto ben scattata, chiaramente, ma che rappresenta un fatto di vita quotidiana che, per quanto appunto non immagine banale, perché le immagini banali fotografate non sono tutelate dal diritto d'autore, chiaramente, non rappresenta un'espressione della visione del mondo del fotografo, ma immortala un momento per cui siamo chiaramente grati al fotografo che ce l'ha riportato ai posteri, ma che però non permette a lui di ottenere la tutela autorale della sua immagine. E con questo direi che abbiamo concluso. Grazie, avvocato. Lasciamo quindi la parola all'avvocato Longoni per il suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento sarà un intervento breve, non da avvocato, nel senso che non sarà un intervento tecnico, ma sarà più un intervento operativo che vi dia modo, in qualche modo, di orientarvi in quello che è il mondo del collezionismo fotografico. Un collezionismo che sicuramente è stato visto per un po' di anni e tuttora per determinati soggetti, è visto con un pochino di diffidenza, per il fatto stesso che l'immagine fotografica è un'immagine riproducibile. Come sapete, e come diceva la dottoressa Livelli, Federica Livelli prima, la fotografia è stata relegata per vari decenni in un'area grigia, in una specie di limbo. Perché in una specie di limbo? Perché è sempre stata ritenuta un'espressione d'arte minore. Veniva più considerata appunto una forma di documentazione documentaristica, visiva, insomma, no? Di quella che è la realtà, senza quelle caratteristiche peculiari che la potessero far considerare arte a pieno titolo. Proprio appunto negli anni 70 e meglio ancora negli anni 80-90, la fotografia è stata invece considerata a pieno titolo un qualche cosa che andava inserito nel mercato dell'arte, ma chiaramente perché è stata riconosciuta come diciamo, avente una valenza artistica. Quindi una volta introdotta nel mercato dell'arte, naturalmente sono nate delle regole, sono state create delle regole ancora più necessarie in questo tipo di settore, e sono state anche stabilite dei criteri particolari o meglio, sono stati individuati e stabiliti dei criteri particolari per determinare i prezzi di queste opere. Come sapete, adesso ci sono, diciamo, questo interesse per la fotografia come espressione artistica ha avuto come conseguenza un interesse da parte del mercato, un interesse da parte del mercato che, se voi seguite quelle che sono anche le aste, i prezzi, le aggiudicazioni, eccetera,
forse adesso un pochino in ribasso, ma hanno portato la fotografia ad avere delle aggiudicazioni, delle valorizzazioni molto, molto, molto alte. E qui nasce la necessità vera e propria di far sì che questo mondo abbia delle regole rigorosissime, che quindi dopo vi anticiperò per poter in qualche modo, nel momento in cui acquistate un'opera, fare la verifica corretta, la cosiddetta due diligence, per fare in modo di non avere poi delle brutte sorprese. Come quando si acquista un'opera d'arte, è opportuno fare delle verifiche, con la fotografia qualche verifica ancora in più va fatta. Tenete presente che quando però si acquista un'opera, non si acquista solo l'immagine, si acquista un qualche cosa che è anche composto da, costituito da elementi materiali. E questa considerazione è importantissima perché io non devo tenere conto di questi elementi materiali ai fini della conservazione e ai fini anche di eventuali interventi che devono essere sempre fatti esclusivamente da soggetti particolarmente specializzati, e di questo ci parlerà la dottoressa Villafranca, che è maestra chiaramente nel settore. Ma tutto questo che vi sto dicendo significa che quando si compra una fotografia bisogna avere, in determinati casi, conoscendo quello che è il materiale, che è un materiale delicato, può virare nel colore, eccetera, cautele a volte particolari, come può essere l'esposizione, come può essere il vetro, perché sono comunque delle immagini che facilmente si possono modificare se mal conservate. Come diceva appunto Federica Livelli, ci sono ormai fiere dedicate alla fotografia, mentre prima la fotografia era relegata in dei piccoli settori delle gallerie o delle fiere stesse, come se fosse proprio un'espressione meno importante dell'arte. Adesso invece abbiamo aste di fotografia, ma proprio perché è un'asta specializzata, come ci sono le aste però degli impressionisti. Quindi ha ormai una dignità assolutamente, assolutamente riconosciuta. Dignità che però, come vi dicevo, va tutelata. Va tutelata perché proprio il mondo della fotografia, per essere valido e affidabile, deve essere garantito da regole chiare che non dovrebbero essere mai valcate e mai, come dire, disattese. Cosa succede? Innanzitutto, quando acquisto una fotografia, soprattutto ovviamente da un operatore che sia professionista, devo chiedere un'autentica. L'operatore che mi vende una fotografia, l'operatore professionale, è tenuto a rilasciarmi un'autentica. Questa autentica, oltre a riprodurre quella che è l'immagine fronte e retro, deve riprodurre ovviamente il nome dell'artista, l'eventuale titolo, le misure, il tipo di stampa che è stata fatta, l'anno di stampa, per avere, diciamo, quei dati fondamentali dell'opera. A questo proposito, è stata prima citata la differenza, in qualche modo, tra fotografia vintage e invece stampa che è stata fatta successivamente. Questa differenza è fondamentale. È fondamentale ai fini della valutazione e della determinazione del prezzo dell'opera che vi andate ad acquistare. E naturalmente avrà anche delle conseguenze dal punto di vista assicurativo, perché chiaramente nel momento dell'assunzione io devo capire se vado ad assicurare una fotografia stampata successivamente, una fotografia vintage, che invece è una fotografia che ha un negativo coevo al momento della stampa, quindi con un valore completamente diverso. A tal proposito faccio un semplice inciso. Può capitare che un'opera vintage venga in qual può succedere che venga danneggiata. In determinati casi le fotografie vengono ristampate. Attenzione, perché se venisse ristampata perché c'è il negativo una fotografia vintage, non abbiamo più una fotografia vintage. Quindi abbiamo chiaramente sì, abbiamo la stessa immagine magari riprodotta che ci mettiamo nella nostra cornice, non abbiamo più la fotografia danneggiata, ma non è più quella di prima. Non è più quella di prima perché non ha le stesse caratteristiche che aveva quella precedente, che naturalmente ha un valore completamente diverso. Quindi attenzione, quando troviamo una foto di Man Ray che vale 80.000 euro o una foto di Man Ray che invece vale 5.000 euro, ci chiediamo perché. Normalmente c'è una differenza. Io chiedo scusa, c'è la campana che si batte il mezzogiorno, però scusa, è una bella cosa, anche se fa rumore, va bene. Speriamo che
Quindi dicevamo appunto, quindi attenzione nel momento in cui acquisto una fotografia, se c'è una differenza così fondamentale per uno stesso autore, mi devo fare delle domande. Un'altra cosa fondamentale è naturalmente il numero di edizioni. Questa è la cosa a cui bisogna stare sempre molto, molto attenti. Quando io sono interessata a un artista che in qualche modo utilizza appunto come mezzo la fotografia per esprimere la sua arte, devo sapere di quel tipo di serie qua, la tiratura quant'è. Nel senso che se so che Basilico fa 15 fotografie, qui 15 stampe, 15 devono essere. All'interno della stessa tiratura ci possono essere criteri diversi, nel senso che ci possono essere dei formati diversi. Vi ho citato Basilico proprio perché lui dà la possibilità alla stessa immagine di essere stampata in dimensioni diverse e qui potrà avere un'influenza sul prezzo, ovviamente, un impatto sul prezzo. Ma la cosa fondamentale è che partendo dalle 15, quelle 15 devono essere. Perché si teme che a volte la fotografia non sia così affidabile? Perché è successo con determinati artisti che era stata data un'indicazione di tiratura di 15, 10, 5, che possono anche cambiare a seconda delle serie, per dire, di immagini stampate, ma alla fine sono comparse altre immagini, magari di un formato diverso. E uno dice, ma come? Io avevo detto che erano solo 5 di quel formato lì, nessuno mi vieta di farne 5 di un altro formato. No, non è così. Non è così, nel senso che poi uno può fare quello che vuole, ma questo fa male al mercato della fotografia, fa male al collezionismo fotografico. Ed è proprio per questo che è fondamentale un monitoraggio, come dire, un controllo veramente rigoroso da parte di quelli che sono gli artisti, se viventi, da parte degli archivi, da parte delle fondazioni, da parte delle gallerie che trattano, diciamo, questi artisti, per fare in modo che ci sia rigore, che ci sia il rispetto di tutte queste regole. Anche all'interno di una stessa, diciamo, di una tiratura, di una stessa immagine, ci può essere un prezzo diverso. Capita sovente che la stessa immagine, la prima volta che viene stampata, abbia un costo. Con le stampe successive il prezzo aumenti. E questo è chiaro, evidente, significa che evidentemente è un'immagine che è piaciuta. E quindi capita che nelle fasce successive l'immagine possa avere un prezzo maggiore. Quindi voi capite che all'interno di diciamo, di una produzione che da una prima esame molto superficiale non giustificherebbe una differenza, no, di prezzo, in realtà ci sono mille motivazioni che giustificano questa differenza. La vintage dalla stampa recente, la fotografia iniziale rispetto alla fotografia, diciamo, più alta come stampa. Quindi una serie di indicazioni che vanno sicuramente considerate. Un'altra cosa, naturalmente, come in tutte le opere, vabbè, al di là dei criteri fondamentali di particolarità, eccetera, è anche lo stato di conservazione. Lo stato di conservazione sulla fotografia è un qualche cosa che va sempre ben valutato e per fotografie importanti suggeriamo sempre di avere un condition report fatto da una persona competente, appunto come può essere la dottoressa Villafranca, che ci potrà dire sì, quest'opera è gravemente danneggiata, anche se non sembra, ma da qui a qualche mese diventa completamente rossa, per dire. Ecco, perché succede? Succede, uno si trova un'immagine che cambia piano piano colore o che sbiadisce e al momento magari uno l'acquista e non è ancora in quella situazione, però ci sono, credo, e qui ci sarà sicuramente d'aiuto la dottoressa, ci sono determinate stampe che possono essere più o meno delicate e possono essere più o meno soggette magari a un cambiamento. Insomma, sono tutte cose che ovviamente, in considerazione di quello che si va a spendere, perché, come sapete, ormai fotografie di Cindy Sherman, Strutt, Gursky, insomma, tutte queste immagini hanno dei prezzi che, insomma, definire modesti è sbagliato perché, insomma, superano le decine di migliaia di euro, ma a volte anche le centinaia. Quindi, insomma, tutto questo ha chiaramente un impatto. Impatto che ovviamente si ripercuote anche nel mondo assicurativo.
Quindi grande attenzione nell'assunzione del rischio. Assunzione del rischio che chiaramente su una fotografia può essere ancora più complicato in determinate situazioni, proprio perché ci sono tutte queste varianti che possono in qualche modo influenzare, come dicevamo, il valore dell'opera stessa. Quindi attenzione che nell'assunzione del rischio da parte di quello che è, diciamo, l'operatore assicurativo, ma anche da parte di chi assicura, capire bene che tipo di copertura chiedere. È chiaro che nel momento in cui la compagnia copre un'opera con un valore dichiarato, il rischio è relativo, nel senso che nel momento in cui ci fosse un danno, successivamente il soggetto che è beneficiario della garanzia e che dovrà in qualche modo dimostrare quella che è l'effettivo danno che ha interessato l'opera, dovrà dar prova del valore dell'opera. Quindi se io dico questa è un'opera di Man Ray vintage, costa 80.000 euro, il mio valore dichiarato è questo, nel momento in cui ci fosse rovesciata sopra una bottiglia di Coca-Cola, a quel punto lì dovrò dimostrare che era effettivamente un'opera con quelle caratteristiche, nel momento in cui ho una polizza con un valore dichiarato. Cosa diversa sarà se avrò invece una polizza con la stima accettata, dove il danno sicuramente viene valutato in un momento, come dire, già, in cui è già determinato da un punto di vista di valore dell'opera. Poi il danno avrà una sua influenza sul deprezzamento, che anche lì sarà importante valutare con l'aiuto della famosa dottoressa Villafranca, che ci dirà appunto quanto quest'opera è stata danneggiata, se è stata danneggiata in modo irreparabile, se con la piega che è stata creata non si vedrà più del tutto, piuttosto che si vedrà ancora. E tutto questo naturalmente ha un'influenza. Ha un'influenza, però, appunto, ripeto, il valore dell'opera in sé, con la stima accettata, come sapete, è un valore che la compagnia ha ritenuto corretto. Quindi attenzione a tutte queste cose, tutti questi elementi che vanno valutati in modo approfondito nel modo in cui si acquista, nel momento in cui si acquista un'opera, che sia un'opera, ripeto, d'arte in senso lato, ma ancor più con tutte queste problematiche di edizioni, vintage, stampa, conservazione, eccetera. E ricordiamoci appunto che non compriamo soltanto un'immagine, ma compriamo un'opera che ha anche appunto delle componenti materiali, quindi è un qualche cosa di più, che richiede una cura, che richiede un'attenzione, che richiede una protezione. Io direi che posso fermarmi qui. Grazie Avvocato Longoni per l'intervento non da avvocato, ma un po' di avvocato c'era anche nell'intervento. Non riesce proprio a non esserlo del tutto. No, ovviamente è una battuta. Sicuramente abbiamo già cominciato. Scusi? Avendo un dipartimento di diritto dell'arte, un pochettino di Un pochino sì, viene fuori. Va bene così, quindi grazie mille per l'intervento. Abbiamo cominciato a introdurre qualche concetto assicurativo, sicuramente il prossimo intervento ha anche una componente assicurativa perché parliamo del restauro, quindi qualcosa che interessa a tutti gli operatori del settore, ma anche a chi non opera nel settore delle assicurazioni. E lascio quindi la parola alla dottoressa Villafranca, grazie. Buongiorno, in realtà il mio intervento è veramente strettamente connesso con quello dell'avvocato Longoni. Sembra che ci siamo messe d'accordo, non è stato così, ma devo dire che tutti i punti da lei toccati verranno ripresi da me. Per quello che riguarda la conservazione della fotografia, è fondamentale il buono stato dell'opera e quindi ci sono delle prassi, magari in caso di danno, che devono essere, sono proprio dei veri e propri protocolli che devono essere assolutamente rispettati. Quando succedono dei danni sulle fotografie è fondamentale intervenire immediatamente. E questo cosa vuol dire? Che noi, per esempio, ci occupiamo in Open Care di disaster recovery. Quindi, in base ai protocolli, io so che entro 3 ore, io posso fare una determinata operazione, entro 12 ho un determinato recupero
E se intervengo entro le 24 ho ancora forse qualche speranza, e in caso di fotografia oltre le 24 ore è ben difficile avere dei recuperi. Bene, ma vediamo quali sono le tipologie di fotografie e soprattutto quali sono le principali cause di degrado. Beh, le tipologie di foto sono tre. Quindi la foto storica, già citata, la foto vintage, anche questa già citata, e la foto contemporanea. Le tre tipologie presuppongono un approccio completamente diverso al restauro. Quindi, per quanto riguarda la fotografia storica, è lecito che io ci metta le mani sopra, la restauri e cerchi di ripristinare l'immagine il più possibile pertinente all'originale. Per quello che riguarda la foto vintage, anche in questo caso è richiesta la conservazione della foto vintage, perché l'avvocato Longoni ci ha spiegato che l'immagine è la medesima, ma avere una fotografia vintage o una fotografia stampata, la stessa immagine stampata ai giorni nostri, è completamente diverso. Inoltre, per quello che riguarda la fotografia contemporanea, come già citato, c'è una gestione, secondo me, e tante volte ne abbiamo discusso con lo studio LCA, una gestione assolutamente inadeguata di questi file, e quindi vengono fatti viaggiare come dei frisbee dalla galleria, dall'autore, dal fotografo, dall'artista, un artista che magari ha utilizzato la fotografia in questo momento come modalità espressiva, ma a volte non è la sua modalità preferita e che quindi non è così attento alla stampa della materia, non è così attento al risultato finale, non è così attento ai supporti sui quali i suoi materiali fotografici vengono stampati. Ma quali possono essere i principali danni che si arrecano alle fotografie? Beh, il principale, il prima di tutto, una fotografia deve essere protetta dalla luce, e quindi sicuramente sarà bene non esporla dietro o con una luce diretta di una finestra che batte 6 ore al giorno. E poi utilissimo utilizzare dei vetri che abbiano dei filtri UV, quindi allontanino, impediscano la propagazione delle radiazioni dannose sulla superficie della fotografia. Oppure anche i plexiglass, diciamo, i polimetilmetacrilati di ultimissima generazione sono ancora meglio del vetro, ancora più trasparenti, ancora meno riflettenti e ancora più filtro nei confronti delle radiazioni dannose. L'acqua. L'acqua è forse il secondo agente di danno su una fotografia. L'acqua deve essere immediatamente tamponata, immediatamente rimossa. L'acqua procura delle colature, poi magari non è acqua pulita o acqua calcarea. E anche però il tamponamento sulla fotografia deve essere fatto da un esperto, perché non si può certo fregare, non si può lavorare con un movimento rotatorio di un panno, quindi bisogna assolutamente affidarsi a un conservatore esperto. Le muffe si possono propagare magari in una casa di campagna o al mare che viene tenuta chiusa per vario periodo all'anno, e le muffe creano dei grossissimi danni. A tutti voi sarà capitato di aprire un libro antico e vedere una colorazione violacea. Ecco, questi sono i prodotti di rifiuto delle muffe. Le muffe sono degli organismi viventi che hanno un metabolismo, e questo metabolismo a volte produce questi prodotti di rifiuto colorati. Ci sono poi gli attacchi entomologici, come per esempio qui vedete in questa parziale di una fotografia storica, i danni creati dal famoso Lepisma saccharinae, che è quello che comunemente viene chiamato il pesciolino d'argento, che voi tutti avrete visto probabilmente all'interno di cornici contenenti delle stampe antiche. E poi montaggi errati. Moltissime volte arrivano delle fotografie in laboratorio in open care completamente adese al vetro, perché non c'è stato un montaggio adeguato, quindi non sono stati posti dei distanziatori, oppure delle fotografie di grande formato che non sono state
brachettate, come diciamo noi in gergo tecnico, cosa vuol dire? Che non sono state ben vincolate al retro. E quindi si sono piegate, si sono abbassate, hanno la forza di gravità ha vinto sulla fotografia e quindi si deforma. E poi magari sono state montate direttamente adese con un pannello di legno, con il pannello che chiude la cornice, e il legno è un materiale estremamente acido che può trasferire questa acidità al supporto fotografico e creare delle discromie importanti. E poi i restauri inadeguati, ma ve li mostrerò nel corso delle slide. Parliamo di fotografia storica. Come diceva prima la dottoressa Livelli, la fotografia nasce per documentare un momento, quindi dalle immagini, dai ritratti fotografici delle persone o alla documentazione storica. Pensate all'importanza che hanno avuto i fotografi orientalisti, principalmente francesi, che sono andati nelle terre conquistate e hanno documentato tutta la vita di questi popoli che erano assolutamente, direi, abbastanza sconosciuti. E i pittori orientalisti, che magari non si erano recati nei luoghi che invece andavano a dipingere, si basavano proprio sulle fotografie che arrivavano dai fotografi. E il documento storico è questo, per esempio, sulla sinistra quello che è una fotografia d'epoca e sulla destra la fotografia identica e che ci permette di capire che il colonnato è esattamente nello stato conservativo, anzi c'è una colonna addirittura in più. E quindi questa tipologia di fotografia permette e richiede un restauro adeguato, quindi ci si spinge il più possibile nel ripristino dell'immagine come si presumeva che fosse all'inizio. Non solo il restauro di quelle che sono le immagini e quindi i positivi, ma anche dei negativi. I negativi che in questo caso per esempio sono sulla lastra di vetro ai sali d'argento. Ecco il positivo. Il restauro del negativo, anche qui e anche la conservazione poi all'interno di buste particolari, vincolate, c'è una diatriba per esempio sul fatto che se si hanno delle lastre in vetro che sono rotte, se sia il caso di ricomporle o no. E poi vi presento questo che è per mostrarvi quanto in realtà anche il Ministero si è interessato proprio alla produzione fotografica. C'è stato un bando, mi sembra, a fine dell'anno scorso o a inizio di questo, a gennaio, in cui il Ministero ha deciso di sovvenzionare il restauro di opere fotografiche, ma non solo del restauro, ma della valorizzazione, della gestione e quindi della conservazione. Noi abbiamo vinto questo bando e sono orgogliosa di mostrarvi, ma soprattutto di ricollegarmi agli interventi di chi mi ha preceduto per raccontarvi che Giacomo Rossetti, un fotografo bresciano del 1873, badate, questa è un'opera di 305 per 250. Giacomo Rossetti per primo nel 1873 fa un'operazione incredibile. Fotografa con una tecnica che 100 anni dopo chiameremmo fotogrammetria, quindi monta dall'altra parte della piazza della Chiesa dei Miracoli di Brescia un'impalcatura e fa tutta una serie di scatti nelle varie posizioni, quindi perfettamente ortogonali alla facciata della chiesa. Dopodiché, non avendo la possibilità di stampare in grande formato, cosa fa? Fa un puzzle, vedete che tutti questi segni rossi che sono indicati nell'immagine, sono i vari pezzi di fotografia montati tra di loro. Non solo, non contento, gli dà dignità di opera d'arte. Quindi monta tutto questo puzzle di fotografie su una tela, la dota di un telaio in legno e la vernicia. Quindi è pazzesco questo. E nel 1873 Giacomo Rossetti dice la fotografia è un'opera d'arte a livello della pittura.
Bene, veniamo alle foto vintage. Cosa sono le foto vintage? Le foto vintage sono delle fotografie che vengono stampate dall'autore stesso dello scatto, praticamente subito dopo lo scatto, in un lasso di tempo molto ristretto. Quindi, in genere, i fotografi che adesso noi definiamo vintage sono stati dei fotografi assolutamente attenti alla qualità dell'immagine che andavano a stampare. Ed erano, seguivano perfettamente qualsiasi momento della stampa, la controllavano, se non erano contenti la ristampavano tantissime volte fino a che non ritenevano fosse degna di poter essere chiamata opera d'arte. Capite che la fotografia vintage è legata, strettamente connessa ai materiali. L'evoluzione dei materiali fotografici è incredibile perché c'è stato da fine 800 ad adesso, pensate a tutte le evoluzioni che ci sono state nel campo fotografico, l'ultimissima delle quali è il passaggio all'analogico, quindi al digitale. Che cosa vuol dire questo? Che se io ho una fotografia vintage e la ristampo perché mi si è danneggiata, come diceva l'avvocato Longoni, io ho un altro tipo di immagine. Certo, l'immagine è la stessa, ma la fotografia è fatta non solo di immagine, ma anche di materia, di supporto. Quindi i supporti negli anni si sono evoluti tantissimi. Vi racconto questo, che è uno dei casi emblematici con i quali mi scontro più soventemente nel momento in cui mi chiedono di ristampare un'opera vintage perché il collezionista pensa che sia danneggiata e quindi richiede che, perché magari è un po' scolorita. Perché chiaramente anche qui purtroppo ci possono essere dei problemi dal punto di vista chimico nella conservazione, che magari sul subito, nel momento della stampa, non vengono denunciati, ma nel corso degli anni cambiano. Tutti voi conoscerete il viraggio cromatico delle Polaroid nel tempo. Questo purtroppo non succede solo alle Polaroid, ma è successo a tantissimi artisti. Bene, chi ha la mia età si ricorderà della esistenza di quelle che erano le diapositive. Le diapositive ci davano la possibilità di stampare con questa metodologia, direi mitica, che è il Cibachrome, che poi è diventato Ilfachrome, perché le due aziende, la Ciba e la Ilfa, si sono comprate, acquistate e cedute più volte nel corso degli anni, fino a che questa metodologia è stata ritenuta non più adeguata perché era costosissima, ma soprattutto perché nel momento in cui con l'avvento del digitale non si è più potuto stampare il Ciba. Tutti i fotografi, se voi parlate con gli stampatori d'arte, piangono ancora adesso dicendo però la resa del Ciba. Tutti voi probabilmente avrete visto cosa vuol dire, cos'è un Ciba, la qualità, il livello di definizione di una stampa Ciba. Sono delle stampe quasi brillanti, tridimensionali, che hanno una profondità incredibile, che si chiama, è un procedimento di stampa in sintesi sottrattiva a distruzione coloranti. Cosa vuol dire? Che viene stampato esclusivamente quello che è impresso e gli altri colori vengono lavati via. Ecco, ristampare un Ciba con una stampa odierna, io personalmente lo sconsiglio, anche perché è meglio avere sicuramente una stampa vintage ancorché danneggiata. In Italia non c'è forse un'attenzione così spasmodica. Però, qualora il collezionista dovesse alienare la fotografia
dichiarata vintage, che in realtà non lo è perché è stata ristampata sul mercato di lingua anglosassone, non verrebbe assolutamente recepita. Quindi è bene che i collezionisti facciano attenzione, come diceva Maria Grazia prima, di cosa acquistano, ma ben pochi sono in grado di capire se veramente la fotografia è vintage o non lo è. E poi molto spesso si sottovalutano quelli che sono gli aspetti tecnici. Dietro il vetro di un'immagine è ben difficile capire se è un'opera vintage oppure no. E le foto contemporanee? Veniamo alle foto contemporanee. Benissimo, le foto contemporanee, dicevamo che qualora si danneggino possono essere ristampate. Sì, è vero, con dei distinguo. Quindi se mi si danneggia, per esempio durante un trasporto, un'opera contemporanea, posso fare riferimento alla galleria di riferimento, chiedere all'artista il permesso di poter ristampare la sua fotografia. Questo vi dico nel giro di pochi anni, perché se no rientriamo di nuovo nel momento di una foto vintage. Quindi se io intendo ristampare fra 20 anni una fotografia, è bene porsi delle domande sui materiali. Come facevano Ugo Mulas o Cartier-Bresson, che controllavano spasmodicamente il risultato delle loro stampe, così, ahimè, non posso dire per tutti gli artisti che utilizzano la fotografia come metodologia espressiva. Qui vedete, vi ho portato 3 diverse sezioni di un'opera fotografica stampata da 3 diversi stampatori su 3 supporti completamente diversi. Quindi il primo su un supporto plastico, che ha già denunciato a distanza di 5 anni uno sbiadimento, un secondo su una carta, scusate, il terzo, quello più a destra, un'altra tipologia di carta, ma una carta sbiancata chimicamente e che quindi reagisce dal punto di vista chimico con l'immagine che viene stampata, mentre l'immagine centrale, vedete proprio come saturazione di colori, è quella giusta, perché è stata stampata su carta cotone 100% sbiancata naturalmente. E poi i montaggi, come dicevamo più volte, arriva l'attenzione al montaggio della fotografia, quindi all'interno di una cornice con dei distanziatori, quindi non adesa al vetro, perché magari si possono creare dei fenomeni di condensa, perché magari la fotografia si può proprio appiccicare al vetro, quindi capite che una fotografia appiccicata al vetro è irrestaurabile, da ciò ne consegue che il deprezzamento dell'opera è del 100%, perché se più non è più restaurabile viene dichiarata opera persa. E poi le modalità espositive, questa è un'opera importante, di una collezione importante che io amerei vedere senza filtro, ma purtroppo deve essere esposta con un filtro di una teca, in quanto è una stampa fotografica delicatissima, molto lucida, e quindi anche solo l'utilizzo di un panno in microfibra crea sulla superficie della foto delle micro graffiature. Quindi l'unico modo di pulire questa fotografia, quando una volta all'anno, nonostante la teca, si fa manutenzione, è quella di utilizzare dell'aria compressa per non toccare la superficie con nessunissima tipologia di materiale. E poi quando decido, insieme alla galleria di riferimento e all'artista, che posso ristampare una foto che è stata danneggiata durante un trasporto, che cosa faccio? Beh, prima di tutto mi faccio arrivare il file, lo gestisco io, non lo mando allo stampatore, ma lo porto e me lo riprendo e gli faccio cancellare il cestino, eccetera, eccetera. E poi distruggo l'opera originale, perché se no capite che se potrei comunque avere 2 fotografie ed una unica autentica.
Ecco, io avrei finito. Benissimo, grazie. Grazie dottoressa per l'intervento, veramente molto molto interessante. E lasciamo la parola per ultimo, ma non per questo, Domenico, meno importante, al dottor Sedini. E prego, Domenico. Grazie, grazie Francesca. Saluto a tutti. Allora, il mio intervento di fatto giunge a chiusura di queste relazioni e vedremo come cerca di mettere insieme tutte queste informazioni che abbiamo ricevuto questa mattina. Perché in realtà il ruolo dell'assicurazione e degli esperti che aiutano e collaborano con le compagnie di assicurazione in merito alla gestione e alla valutazione e alla diciamo conferma o meno della possibilità di assicurare un prodotto artistico o meno, nasce proprio dal fatto di queste interazioni fra le varie competenze che abbiamo ascoltato stamattina. Ma andiamo per ordine. In realtà questo intervento nasce da delle esperienze dirette professionali che diciamo ho condiviso e condivido con i miei colleghi. In primo luogo occorre notare come al Defender nei suoi lavori, possiamo anche andare avanti con le prossime diapositive, dal Defender nei suoi lavori custodisce e tutela anche delle importantissime collezioni fotografiche. A Firenze, per esempio, ospitiamo l'Archivio Alinari, che come sapete è stato ceduto dal precedente proprietario alla Regione Toscana, che in attesa appunto di definire la collocazione definitiva appunto di questa importantissima raccolta, ha stabilito appunto di conservarla presso il nostro cavolo e in particolare con un'attenzione, come diceva prima Isabella, soprattutto ad alcune situazioni che sono particolarmente delicate, come per esempio tutte le lastre su vetro, che vanno anche conservate in determinate situazioni e condizioni sia di clima, sia di temperatura che di umidità. E la stessa cosa avviene a Bologna per un'altra importantissima collezione di una fondazione che si occupa soprattutto di fotografia industriale, per cui appunto abbiamo realizzato dei grandi frigoriferi entro i quali le opere vanno collocate, e anche qui con una differenza particolare tra il colore bianco e nero, per esempio, perché sappiamo che le modalità di conservazione delle varie tipologie di stampa necessitano delle gestioni diverse. Ecco, quindi questa è in qualche modo il punto di partenza da cui iniziamo. Però inoltre oltre a questo lavoro di conservazione, noi forniamo consulenza ad AXA in particolare e agli intermediari che si occupano diciamo della competenza appunto di AXA XL per quanto riguarda anche tutta la parte di consulenza legata appunto, come si diceva prima, alla possibilità o meno di assicurare, di arrivare all'assicurazione del materiale fotografico. Anche qui io ogni tanto mi ripeto, sto diventando vecchio, però abbiate pazienza, ma è una constatazione che ritengo particolarmente calzante da un certo punto di vista. Noi stamattina abbiamo sentito le varie posizioni legate alle diverse competenze di persone che operano nel campo e che si occupano anche di questioni legate alla fotografia. Il ruolo della, diciamo,
parola che non mi piace molto, però del perito, comunque della persona che è chiamata appunto a dare un parere, una valutazione sull'assicurabilità o meno, io lo pago o no, e mi piace appunto farlo, al ruolo del buon medico di famiglia, quello di una volta, quello che andava in casa degli ammalati, anche in caso di malattia o di possibile pandemia. In particolare il ruolo del medico di famiglia, che mette insieme i vari dati, le analisi scientifiche, gli esami, eccetera, e mettendo insieme cerca di arrivare a una soluzione, così facciamo anche noi. Noi in fondo raccogliamo tutta una serie di informazioni che ci permettono poi di arrivare a una conclusione. Adesso ripeto alcune cose che sono state già dette, però ritengo che sia importante comunque ribadire alcuni elementi, perché chi non è del campo, chi non è abituato tutti i giorni ad occuparsi di queste questioni, può vedere queste come degli elementi un po' noiosi, un po' burocratici, che rendono in qualche modo più lenta la trattativa, che magari obbligano a fare una telefonata in più al collezionista, eccetera. Però, ribadisco, sono degli elementi fondamentali per poter poi arrivare a una conclusione che abbia una valenza e una sua, diciamo, come dire, importanza legata appunto alla correttezza o meno dell'operazione. Per cui noi in qualche modo abbiamo diversi livelli, uno che è più appunto storico-artistico ed è legato alla verifica di tutta una serie di informazioni di cui appunto abbiamo già parlato e che riguardano appunto l'autenticità e quella precedente, l'autenticità, la provenienza, la presenza di fatture, la possibilità di capire dove è stata acquistata l'opera, se è stata acquistata da una galleria importante di riferimento oppure se o da una casa d'arte oppure se arriva attraverso altri canali. E poi un elemento che è stato ribadito più volte, la necessità di capire se si tratta di un'opera vintage oppure di una replica, di una opera realizzata in tempi più recenti. La verifica dello stato di conservazione, che abbiamo detto essere assolutamente importante. Alla luce di tutto questo, poi la verifica del valore. Questo è un elemento importantissimo, e riprendo anche quello che diceva l'avvocato Longoni, soprattutto nel momento in cui si dovesse arrivare, come io francamente raccomando in questo tipo di attività assicurative, si dovesse arrivare alla stima accettata. Io francamente sconsiglio caldamente di assicurare questo tipo di opere con delle polizze a valore dichiarato, perché ve lo posso garantire per esperienza, e penso che anche Francesca possa confermare la mia affermazione, nel caso in cui non sono state effettuate tutte queste verifiche preliminari, ci si va poi ad infilare in un ginepraio da cui difficilmente se ne esce. Quindi è assolutamente importante che tutta questa serie di verifiche si possa fare prima, per poi poter arrivare a una definizione di stima accettata, concordata fra le parti, e che definisce in modo corretto quello che può essere il valore di quell'opera. Ho messo un ultimo elemento un po' provocatorio, perché ultimamente, diciamo, i fotografi lavorano sul digitale, e come diceva anche prima Isabella, il problema è che molto spesso la procedura, diciamo così, poi di stampa,
di notificazione, diciamo, delle copie della fotografia diventa a volte difficile da gestire. Io, anche se abordo, come dice Mudini, gli NFT e tutte queste vicende legate all'arte contemporanea, però mi sembra di poter dire che in questo caso potrebbe soccorrere, perché ad un certo punto questa certificazione di unicità che è corredo, che viene messa a corredo dell'opera, diventa l'elemento fondamentale per definire qual è l'opera autografa e quali invece sono tutte le repliche. Per cui, come peraltro succede frequentemente nell'arte contemporanea, dove conta di più il certificato di autenticità che non l'opera stessa, ecco, questo sarebbe esattamente il caso in cui poter eventualmente applicare le modalità degli NFT e della blockchain più in generale. Un'altra attività che viene svolta a livello di verifica preliminare all'assicurazione, che possiamo andare alla slide successiva, è legata a verifiche invece di carattere materiale, ovvero come si, anche qui vedete, continuo a recuperare informazioni che gli sono già state date, però è importantissimo capire dove vengono collocate le opere, in che modo, in qual è il contesto a livello appunto anche di gestione climatica del luogo in cui le opere vengono collocate, perché, come si diceva prima, il rischio di un deperimento del materiale fotografico è molto più accentuato rispetto ad un'opera tradizionale. Anche qua, parlando in modo generico, perché se poi uno pensa alle tavole del 300, a tutti i problemi legati alla conservazione delle tavole del 300, effettivamente è proprio vero che l'opera d'arte antica presenta i problemi meno importanti. Però nello specifico, nella fattispecie, è importantissimo capire quali sono queste modalità di conservazione, anche perché bisogna ricordare, qui parlo da assicuratore, bisogna ricordare che solitamente la polizza di assicurazione esclude tutti quei danni che sono legati al deterioramento progressivo dell'opera che non sia connesso a un fatto accidentale. Per cui se io espongo la mia fotografia alla luce del sole oppure in luoghi particolari assolutamente non adatti, e questo fenomeno mi porta a un degrado di immagine, questo elemento purtroppo la compagnia di assicurazione solitamente non lo copre. Inoltre, sempre parlando di questioni protettive, che ogni tanto si verifica questo problema anche a livello di copertura, soprattutto delle mostre, occorre capire bene come, per esempio, devono viaggiare le opere, perché se in una collezione statica, quando le opere sono appese al muro di casa, è bene che ci sia un vetro a protezione, possibilmente anche un vetro antiurto e antieflazione, in modo da evitare qualsiasi problema di questo tipo. Quando invece la fotografia viaggia, sarebbe meglio che viaggiasse senza la protezione del vetro, perché se poi per disgrazia, e purtroppo vi dico capita, la fotografia, il vetro si rompe e quindi va a danneggiare la fotografia, e lì poi sono dolori. Per cui si raccomanda che nel momento in cui la fotografia viaggia vada scorniciata e gestita in altro modo, con altri tipi di imballaggio. Mentre invece, appunto, come dicevo prima, nel caso in cui l'opera è esposta o in un mostro in casa, è bene che venga protetta dal vetro.
Ultima slide, ultimo capitolo, non secondario, anche perché è lì dove poi si vede la qualità della compagnia e se veramente l'assicuratore è un assicuratore competente lì, no? È quello che capita in caso di sinistro, perché voi avete sentito stamattina come ci possano essere 100.000 situazioni, 100.000 casi, uno diverso dall'altro, che va valutato attentamente nella fattispecie. Per cui in alcuni casi, per esempio se l'artista è defunto, allora occorre, se esiste, coinvolgere l'archivio e collaborare poi con un bravo restauratore che sappia eventualmente capire se l'opera, diciamo così, è restaurabile o meno. Anche questo è un dato importante da tenere in considerazione. Se invece l'artista è vivente, bisogna prima di tutto capire se l'artista è disponibile o meno a ristampare, perché non tutti gli artisti sono disponibili a farlo. E poi, soprattutto, come si diceva prima, e lo ribadisco, cioè, non è detto che la nuova stampa vada assolutamente a sostituire quella precedente senza ulteriori problematiche, perché se la stampa è stata realizzata 20 anni dopo, o addirittura viene stampata nuovamente adesso con il consenso dell'artista, non è che sia proprio la stessa cosa, perché in ogni caso l'immagine è la stessa, ma ad esempio il materiale con cui è stato realizzato potrebbe non esserlo, e allora in questo caso si apre tutto il discorso legato al deprezzamento e a tutto ciò che ne consegue. Quindi, e qui concludo, voi capite che la materia è complessa, però al tempo stesso il messaggio che io lancio è quello che chi si accosta magari in prima battuta a questo mondo non deve in qualche modo essere terrorizzato, in quanto nel momento in cui ci si affida a delle competenze grazie alle quali poter dare delle risposte, a quel punto non solo vale la pena farlo, ma vi posso garantire addirittura si offre un ottimo servizio ai propri assicurati, ai propri clienti, senza timore di fare delle brutte figure, anzi magari acquistando in autorevolezza. Ecco, grazie e vi saluto, grazie. Francesca, scusa, posso fare una piccola aggiunta all'intervento di Domenico, che forse certo può essere utile tecnica? Allora, certo, di queste immagini, di queste opere che sono comunque molto delicate. Ormai anche le opere fotografiche vengono richieste nei prestiti per le mostre, perché sono considerate, come sappiamo, abbiamo detto, tutto il convegno delle opere d'arte. Ecco, allora in questo caso è molto importante, nel momento in cui viene richiesto il prestito, precisare nella cosiddetta scheda di prestito, loan form, quelle che sono le richieste da parte del prestatore per la conservazione e per l'esposizione dell'opera. E questo è davvero fondamentale, perché è il momento in cui io come proprietario mi posso cautelare. Ed è vero, sì, che poi succedesse qualcosa ne risponde il depositario, ma anche a questo fine è molto importante che verificare il cosiddetto facility report, che è quel documento fondamentale in cui vengono rappresentate quelle che sono le misure di sicurezza, le misure di le cautele, eccetera, per proteggere l'opera. Perché soltanto se vengono rispettate queste condizioni, poi se ci fosse un danno derivante da un rischio di questi rischi che sono coperti, sarò indennizzata. È vero che se non opera la polizza potrò andare nei confronti del depositario, però sicuramente è molto meglio avere come interlocutore una compagnia di assicurazione, quindi che è sicuramente più solida, è più veloce, eccetera. Immaginate se fate un prestito a un ente pubblico, a parte la famosa garanzia di Stato, che forse francamente lascerei da parte, perché non so quanto tempo uno ci potrebbe mettere per ottenere un risarcimento, per carità,
meritevole di attenzione, però insomma, la definirei un po' poco pratica. Quindi attenzione nella long form a richiedere diciamo queste cautele particolari che vi potranno essere suggerite in caso di un'opera importante da uno stesso restauratore, dalla galleria, dall'artista stesso, eccetera. E anche verificare che il facility report riporti queste indicazioni e che naturalmente poi siano realizzate in concreto. Questi sono dei dettagli tecnici che credo che in un'operazione di prestito sia importante tenere presente. Scusate l'aggiunta. Grazie, no, aggiunta assolutamente importante e interessante, anche perché è sempre, diciamo, argomenti attuali e spesso questi sono proprio oggetto di discussione anche per noi assuntori, quando vediamo che alcune cose non vengono fatte con la dovuta attenzione. E noi la chiediamo e sembra che siamo noi a chiedere un qualcosa di più, mentre invece non si rende conto il contraente, che nel caso delle mostre non è l'assicurato, e soprattutto l'assicurato che in realtà è nel loro totale interesse fare questo tipo di attività. Però credetemi che non è proprio sempre facile, perché la filiera è lunga. E quindi a volte anche la ragionevolezza proprio non è la regola con cui si agisce. E non lo so, facciamo in tempo a fare una domanda? Ce la facciamo, Angelica? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io comincerei con una domanda che diciamo per Domenico, perché in parte Domenico ha già risposto, riguarda le modalità di imballaggio, quindi era proprio una domanda, non so se ne hai parlato leggendo la domanda, non credo, a caso, proprio perché mentre la domanda veniva posta tu dicevi è meglio trasportare una fotografia senza vetro, però la domanda che vorrei quindi aggiungere a questa, quindi qual è la modalità di imballo più idonea, però mi sembra che tu abbia già risposto, era qualora invece le fotografie volessero a tutti i costi trasportarle col vetro, che cosa bisogna suggerire secondo te, quindi come cautela? Ma allora, è difficile, è un caso reale, ovviamente. Ma mi viene un po' da sorridere, nel senso che solitamente la rottura del vetro la compagnia di assicurazione non la copre. Quindi, francamente, se diciamo si deroga questa regola, oppure sarebbe un po' pericoloso procedere comunque con il trasporto mantenendo il vetro e con questa esclusione assicurativa. Se non fosse esclusa? Se non fosse esclusa, allora bisogna... Come suggerimento, diciamo. Io non sono un tecnico trasportatore, quindi prendete la mia indicazione veramente... Sì. Come una persona, diciamo, che è abituata a lavorare in questo campo, ma senza essere un tecnico. Però quello che vi posso dire è che allora a quel punto bisogna, visto che comunque il vetro è un oggetto fragile, bisogna pensare a imballarlo in casse in modo tale che si congiuri il più possibile la rottura del vetro, tutto qua. Va bene, quindi comunque sarebbe da sconsigliare in ogni caso, che è quello che si fa normalmente. Sì. Così come mi permetto anche di sottolineare questo che non ho detto prima, così come sarebbe da sconsigliare la spedizione delle opere, soprattutto se a livello internazionale, utilizzando i famosi corrieri che di solito si utilizzano per spedire le bottiglie di vino, i bicchini per la prossima estate. Quindi no, vabbè. Ecco, magari sensibilizzare anche i clienti su questo, magari si spende 300-400 euro in più, però si è anche sicuri che la propria opera arriva a casa indenne. In tal caso, come dico sempre, io non c'è l'alea del sinistro, lì c'è proprio la certezza, quindi non siamo in campo di applicazione della polizza assicurativa. C'è qualche altra domanda che riguarda il primo intervento, in particolare la fotografia, quella di Falcone e Borsellino. Ci chiedono, quindi la foto di Falcone e Borsellino è stata considerata dai giudici come fotografia semplice tutelata a 20 anni? Sì, esattamente.
La fotografia è stata scattata il 27 marzo del 1992, mentre la causa è stata intentata dall'autore della fotografia, che tra l'altro aveva dimostrato la sua qualità di autore perché aveva ancora conservato il negativo, quindi deve essere stato anche abbastanza emozionante vedere il negativo della fotografia, immagino, per accertare la titolarità appunto dei diritti, però appunto il fotografo ha intentato la causa nel 2017, cogliendo l'occasione di alcuni passaggi della fotografia in dei documentari della RAI, e quindi appunto era stata, diciamo, quella era stata l'occasione, il casus belli, però ovviamente troppo tardi perché i 20 anni erano passati e quindi non gli è stata riconosciuta nessuna compensazione. Ok, grazie. Provo l'ultima domanda, credo, anche perché poi il tempo è scaduto. Provo perché questa è un po' lunga. Allora, ci chiedono: se un autore decide di stampare una seconda edizione di uno scatto ad un prezzo che, per esempio, potrebbe essere doppio rispetto al precedente, è vero che aumenterebbe la quantità di fotografie originali stampate, ma non danneggerebbe chi ha acquistato la prima edizione, dato che ne aumenterebbe il valore delle stampe in commercio. È corretto? No, No. è assolutamente non corretto. È proprio questo che danneggia il mercato. Io compro una foto sapendo un'immagine, un'opera, sapendo che è la 2 di 3 e non ce ne saranno più. Se poi ne compaiono altre che costino più, che costino meno, non va bene. Non ho più quel bene che io avevo pensato di acquistare. E comunque è proprio questo che fa veramente male al collezionismo e al, diciamo, che ha ad oggetto l'opera fotografica, ecco. Quindi questo bisogna veramente, veramente stare tanto attenti. Gli archivi, gli artisti, eccetera, le gallerie devono essere rigorosissimi su questo. Gli NFT potrebbero avere, diciamo, una valenza ancora, diciamo, più forte, saranno utilizzati di più ancora proprio per le opere digitali, ma sicuramente può essere applicato anche viaggeranno su blockchain, tutta una cosa complicatissima, però in effetti è quel certificato che dà quell'autenticità a quell'opera che non potrà essere riprodotta in altro modo, insomma. Però insomma, una buona autentica, un buon controllo, rimanendo in quella che è la gestione corretta e ormai così consolidata, dovrebbe essere consolidata del collezionismo fotografico, credo che possa essere una soluzione. Però mai, mai questi escamotage, queste deviazioni sono veramente negative. Giusto, Isabella? Ok. Giusto, giustissimo. Purtroppo, come ben sai, abbiamo assistito anche ad artisti di importanza No? incredibile che a Esatto. distanza di anni hanno ristampato con formati diversi delle fotografie che erano state scattate ma 10-15 anni prima. E questo fa veramente male al mercato dell'arte, fa malissimo, anche perché poi comunque ormai i prezzi delle fotografie, soprattutto degli artisti importanti, hanno raggiunto dei livelli altissimi. Quindi è assolutamente molto scorretto. Esatto. Bene, grazie. Io colgo l'occasione per dire alla persona che ha fatto quest'ultima domanda, se è ancora in linea, visto che l'ha posta due volte, io non vorrei magari avere malinterpretato come lo può, per come, diciamo, quale ho scelto. Se vuole poi farci comunque la domanda, anche in separata sede, qualora non avessi compreso io bene, poi provvediamo a rispondere ulteriormente. Ecco, io non ho altre domande, diciamo, da fare, perché anche sono le 12:59, quindi da parte mia ringrazio tutti, non ripeto e lascio la parola per gli ultimi saluti a Federica Livelli, credo, se Grazie mille. Grazie mille a tutti e quanti per l'interessante momento di conoscenza ulteriore di un settore che, secondo gli esperti di settore, si svilupperà sempre più e deve essere gestito e affrontato con consapevolezza. Grazie ancora a tutti gli ospiti e a AXA XL per averci dato questa possibilità. Grazie. grazie infinite e ci Grazie. vediamo al prossimo webinar. Un grazie a tutti. Grazie a voi. A Arrivederci. A presto. presto.